Ti garantisco che li troverò. Esci dall'auto, esci dall'auto o ti limono un orecchio. Le fasi di viaggio erano una rottura di balle. Che cocchio è stato? Oh mio Dio! Le luci funzionano per davvero! In caso di assalti, lui sarà il nostro cecchino di fiducia? Wey! Bastardo! Ma porca di quelli per porca! No! No, ho perso un compagno! Da oggi esiste il divieto di circolazione per tutti i veicoli di colore verde. Ma perché? Ok, riuscirà il telone daltonico a riconoscere le auto verdi? Salve a tutti, io sono Dylan Gamer e bentornati su Contraband Police 1979 Edition. Signori, ridendo e sterminando, siamo arrivati al 18° giorno all'interno del gioco. Purtroppo mi dicono dalla regia che Novik è risorto. Novik! Per una volta che mi ero liberato di te, porca la miseria. Sono 2 anni che provo a ucciderlo male male e finalmente la scorsa puntata è stato... Bravo, Ciccio, non sta a farmi incazzare di primo mattino. È stato investito... da un signore che abbiamo rifiutato. Buongiorno principessa, come va? Tutto bene? Allora, dobbiamo ancora completare la serie di missioni. Oh, oggi c'è anche un bel cielo limpido. Note ai più come la catastrofe edilizia, ovvero chiunque abbia materiali da costruzione deve essere rifiutato. Abbiamo anche migliorato il nostro ufficio. Ciccio, com'è lassù? Tutto bene? Ok, ciancio alle bande, sì. Porca miseria, già subito la foto. Già subito la foto sbagliata per davvero. Ma allora iniziamo bene, signora. Icural, Icudal. Porco canaglia, ok, valido fino al. Ok, il logo mi sembra giusto. Trasporta una mucca, 2 maiali e 5 polli. In effetti abbiamo un maiale, 1, 2, 3, 4 polli e una mucca. A parte questa è la mucca più piccola della vita. Mi fate scendere che c'è spuzza di cacca. Quindi pure la lettera di vettura, zio Billy, è sbagliata. Per il resto la targa è combacia. Il veicolo sembra integro. Presumo che tu sia dentro i limiti di trasporto. 5, 4, 50, 6, 2. Ok, direi che abbiamo abbastanza motivi, signore, per rimandarla indietro. Ricordiamoci che adesso devo controllare molte ma molte più genti. Sì, saluti a casa, Ciccio, vediamo un po' cosa dobbiamo fare di bello quest'oggi. Inseguimento, solo 660 dollari, ma almeno è un'attività che mi levo dalle balle in fretta. Dovrebbe essere un controllo perfetto, credo. Sì, wow, 260 dollari, è vero che lo scorso episodio abbiamo ottenuto una promozione. Aspetta un attimo, ci sono arrivati nuovi criminali? 43 e 39. Perché in effetti non stavo controllando le loro date di nascita. Aspetta che sento odore di serpentelli. Non so dove li nascondi i serpentelli, ma ti garantisco che li troverò. Esci dall'auto o ti limono un orecchio. Non rompermi le balle, Ciccio. Ok, scarichiamo tutta la roba. Vediamo un po' dove hai nascosto l'area furtiva furbina. Ah, ma eccola qua. Armi. Bene, spero di aver spazio nell'inventario. Più che altro, diamo un'occhiatina anche dietro. Non provare a salire con me a bordo, che ti picchio male e ti accoltello la nonna. E guarda un po', anche nel bagagliaio nascondeva qualche arma furbina. Non mi sembra di vedere serpentelli su questi pacchi, tuttavia. Ciccio, brutta idea venire qua, Porcaccia la miseria. Ha ancora armi? Se il mio ricettatore di fiducia mi contatta di nuovo, siamo virtualmente a posto. Ancora armi! 2 armi is meglio che 1, olle. Mentre invece qua del sapone, no, sembra tutto molto ma molto regolare. Signore, venga qua che le regalo un bel paio di manette. Dite che c'è ancora spazio in prigione? Perché abbiamo sì migliorato la grandezza delle celle, tuttavia non so... Oh mio Dio, quanta gente c'è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Veramente un bel po' di gente. Beh, non mi ricordavo dove fosse riuscita. Novik, che bello rivederti in vita. Siamo onesti, non ci crede nessuno quando dico ste stronzate, ma vabbè, dettagli. Ok, 260, un'ispezione completata in maniera pressoché perfetta. Posso tirare un paio di bombe a mano nell'ufficio di Novik? Non lo so io, È che è difficile calcolare il tempo esatto in modo tale da far investire Novik di proposito. Buongiorno, mi vuole dare i documenti? Ci guardiamo ancora negli occhi e limoniamo dopo? La butto là, porca di quelli per porca. 30 anni del Kagastan. Anzi, Marvin, sa che le dico? Voglio fidarmi di lei, c'ha la faccia... Oddio, da pirla. Lei sicuramente che è un gran pezzo di Kagastan. Non proverà a truffarmi. Oddio, devo smettere di fare queste stronzate. Perché le faccio? Ok, verde, marrone, 30... No, non lo faccio più, fermati lì. Che colore è questo? È verde o è giallo? Mi sale un daltonismo peggiore di quello che ho già ho. Allora, vediamo di controllare giusto per sicurezza. Direi che è giallo, Però non mi fido più di tanto dei miei stessi occhi molto furbini. Allora, trasporta qua del sapone
E poi 9 bagagli. Oddio, Billy. Mi faccio fare il controllo direttamente da qua perché non c'ho voglia di scaricarle tutte le valigie. E io ne ho contate 8. Non vorrei dire una cavolata. Aspetta, questo è il sapone. Dove poi è il nono? Ah, eccola laggiù. Me ne mancava una. Ok, ora è tutto a posto. Signor Filat Boy con una Caristano. Documenti in corso di validità. Non aspettavamo nessuno dalla Caristan. Ma salvo intoppi. Aspetta, non ho controllato bene il veicolo. Ma mi sembrava tutto integro. Perché sento già i grilli? Che ore sono? Zio Billy, è un po' pressino per i grilli, ma insomma ci siamo capiti. Ciccio, mettiamola così, sembra tutto regolare. Scusa se ti ho palpeggiato i bagagli. Ti ho anche tipo sventrato l'auto, ma insomma ci siamo capiti. Avanti il prossimo, veloci, 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 che non c'ho tutto il giorno da perdere. Hai lasciato aperto dietro? Vabbè, così gli traspira di più il motore. Buongiorno. Qual è questa? Ayo, calmino, mi è suonato anche il clacson. Ok, ingresso valido, altri 260 dollari. Devo vedere quali potenziamenti comprare. Allora, il signore è di Al-Barak. Dolet, Dolet, Dolet. I25, eccole qua, I28. E non vorrei dire una curbelleria, ma... Vuoi fare un po' di soldi? Sarei felice di acquistare qualcosa da te. Ah, guarda, fra pochi secondi la tua felicità va via molto ma molto in fretta. Comunque, cosa compri di bello? Carta igienica e detersivo. Signore, non mi faccia perdere tempo con ste cagate. Avanti. Allora, fammi fare un controllino veloce delle valigie, perché non vorrei che mi truffasse con qualcos'altro. Comunque, no, non è un contrabbandiere. L'olio l'hai cambiato, ciccio? Mi raccomando, Dichiara 5 e 5. L'auto mi sembrava relativamente a posto. Signore, la dobbiamo rifiutare. Oh, ok, come perché? Te l'ho anche scritto sul documento, non rompere i maroni. Ok, dimmi che non arriva altra gente, perché qua il tempo comincia a scorrere anche troppo velocemente. No, no, fermati lì che porca la miseria ti prendo a calci in culo la pensione. Rifiuto giustifica... No, no, i documenti, 260 dollari, che stracocchio. Non sta a guardarmi con quell'aria triste, nonno. Non è colpa mia se porca misera c'hai tipo 200 euro di pensione. Signor Nikandr Kozlov. Perfetto, è una Micros. Documenti in corso di validità. Porca la miseria. No, scusi, non volevo aprire la portiera. Perché vi portate il sapone? Siamo un paese pulito. 1, 2, 3, 4, 5, 5, perfetto. Senti, nonno, non penso che tu sia qua a truffarmi. Direi che è tutto a posto. Non gli hai controllato l'auto, non gli hai controllato l'auto. Ormai la cazzata l'ho fatta, ormai la cazzata l'ho fatta. Però mi sembrano tutte integre quest'oggi le auto. Posso avere una torcia più decente, scusate? Oh, vedo un tizio un po' pendente. Ok, ispezione perfetta. Maiali molto ma molto vivi. Non è una cosa da poco di questi tempi, ma vabbè, dettagli. Allora, signor Edil Jonatis dichiara di trasportare 2 maiali. Bravo, numero di passaporto corretto. È uno Zagr CK. Signore, dove boi è finita la sua targa? Scusi? Ma ne pare il caso? Oddio, vediamo cos'altro c'è. Finestrini rotti! Ma anche l'altro è rotto. Mi sa che sono 2 finestrini rotti, non uno. E mancano anche queste parti qua dell'auto! Non mi ero accorto! È vero, sono completamente assenti! Zio Billy, cosa poi hai combinato a sto povera auto? Abbiamo detto 2 finestrini rotti e... cos'è che era? Ah sì, un paraurti mancante. Giusto, giusto, giusto. Per il resto, mi sembra che sia tutto relativamente in regola. Perfetto, direi che puoi passare. Sì, sì, levati dalle balle, levati dalle balle. Non ho controllato il peso, ma... Ok, è dentro i 4.002 qualcosa. Ok, ultimo cliente della giornata, mi arriva già con le ruote bucate. Perfetto, altri 260 dollari. Stiamo facendo i big dindini. Questo è poco, ma sicuro. Allora, signor Makram Yavuz. Oh, ce l'ho fatta. Allora, trasporti... Oh, oh, cemento, sta cosa non mi piace proprio per niente, quindi già ti dobbiamo rifiutare per regole di ingresso. 4.190, mi sa che tu lo superi, Ciccio. 4.110 per 80 kg, ci salto sopra io. Ciccio, ti manca il paraurti. Hai una gomma bucata, uno specchietto. E che stracocchio però, Che faccio, controllo... Oddio. Ma è proprio l'ultimo cliente, sì, 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 sì. Ok, ok, e che dopo devo fare gli inseguimenti? Quindi sappiamo che richiede... Aio, Ciccio, ce la fai a salire? Ok, abbiamo materiali ad alto rischio. Oh, in parte al cibo. Come al solito da queste parti le norme di sicurezza vengono violate, abusate. E chi più ne ha, più ne metta. Ok, diciamo che abbiamo conteggiato tutto. Abbiamo 10, 2, 1, 5, 1. Ok, signore, a prescindere, tanto la dobbiamo rifiutare. Quindi, si cuchi il tim... Aspetta, abbiamo messo norme d'ingresso? Sì. Perfetto, si cuchi il timbrino rosso. Ok, dai, sono le 5...
Ma non finisce qua cosa? Ma spostati, barbone. Sapete che vi dico? Portiamo un po' di gente in carcere, visto che tanto dobbiamo uscire, così otteniamo... poi all'entrata. Un po' di dindini extra. Anzi, visto che abbiamo aspettato a trasferirli, ora... Ispezione perfetta, yay! Mi dovrebbero pagare anche di più. Ok, ragazzi, voi... Chi che ha fatto i disegnini sconci? Avanti! Ma porca la miseria. Vi mando Novik che vi fa le danze quelle sexy, fidatevi. Ok, il veicolo è anche abbastanza integro. Aspetta che mi tocco uscire da qua, perché adesso i furbacchioni mi hanno chiuso il... Vabbè, col legno quello a culo. Ma insomma, ci siamo capiti. Aspetta, che entro a fare che c'è il teletrasporto? Campo di lavoro, forza! Ho davvero gente da quando hanno inventato il teletrasporto. Questo gioco è diventato molto più piacevole. Le fasi di viaggio erano una rottura di balle. Che cocchio è stato? Come? Come è accaduto? Come? Come è successo? Ma... Mi sono bloccato tantissimo. Aspetta. Dai che mi va via tutta la giornata, ok? Lasciamo stare. Questo è stato chiaramente un gomblotto internazionale. Ho le prove video e non c'ho voglia di arrabbiarmi. Ciccio, dammi proprio uno sfacelo di dindini. 1100 dollari. Ok, domani ti porto gli altri. Allora, se dobbiamo fare l'inseguimento, direi di andare rapidamente al cimitero, dove lo scorso episodio abbiamo mandato un sacco di persone al suddetto cimitero. Abbiamo... No, vabbè, mi tocco le balle. Dicevo, abbiamo affrontato un bel po' di ragazzuoli molto arrabbiati con la vita. Accendi tutto. Aspetta che mi spunti qualcuno all'improvviso. Pino, all'improvviso. Questa strada, per dover di cronaca, non la faccio praticamente mai. A volte, forse, durante gli inseguimenti. Aspetta! Parcheggiato un po' in bombazza, ma insomma ci siamo capiti. Signore, mi narri tutte le sue vicende. Quello si è schiantato malissimo. Compagno, mi è scappato un tizio dal posto di blocco. Mi sono subito messo al volante per seguirlo, ma sono finito in una dannata buca. Con la gomma a terra non ho speranza di beccarlo. Presto, non possiamo lasciarlo scappare. 660 dollari. Ok, fatemi vedere. Se mi sali a bordo, grazie. Dove si trova il signor... devo... Che faccio? Torno indietro? Mi sembra la cosa più pratica da fare. Appena torniamo indietro, devo anche controllare cosa ci serva per potenziare il suddetto veicolo, che unisce una buona resistenza agli attacchi nemici. Ah, aspetta, ma sono spostata giusta? Sì, perfetto. Ha una elevata capacità di trasporto. Ok, il tizio ha iniziato la fuga. Zio Billy, odio ste stradine di M. Se mi arriva un'auto in contromano è finita. Ok, il veicolo è grosso, quindi sarà lento. Tuttavia anche... No! Ma per davvero, signore? Non faccio il bastardo. Non faccio il bastardo. Avanti, aspetta, come scendo? Passiamo da questa parte? Il bello è che ero appena stato in prigione, e non in senso buono. Signore, ma mi è scappato con le capre. Ma per davvero, venga fuori, non faccia il cretino. E le capre chi le prende? Vabbè, le lasciamo qua, vengo a prenderle stasera quando c'ho un attimo di tempo. Oh, ma c'è anche un laghetto, ma che bella cosa. Aspettate che do un'occhiata. Magari lì del porticciolo ci sono i documenti del KGP. Hai visto mai che gli sviluppatori si sentono divertenti e burloni? No, un telone un po' ci sparava per una frazione di secondo. Ed eccoci ritornati indietro grazie al potere del teletrasporto. Signore, ecco qua, trasferisci in prigione. Porca miseria, potevo passare da Vlado a... comprare un po' di proiettili, quanti ne ho ancora? Neanche troppi. Allora, è tipo tardissimo, sono le 11 di sera, però abbiamo 5800 dollari. Allora, per i potenziamenti quelli seri, tipo il nostro ufficio, ci chiederanno una marea di denaro. Allora, se miglioriamo la caserma, 5000 dollari, mi prendete per il chiurlo? Oh, le strade costano 10000. Ah! E se migliorassimo l'illuminazione, così guadagniamo altre 2 ore per controllare i veicoli la sera? Non sarà un grande cambiamento estetico? Però... Ma sì, dai, sì, dai. Vai di illuminazione, che in realtà non funziona. Cioè, le luci sono solamente estetiche. Lo sviluppatore non aveva voglia di programmare delle lampadine realmente attive. Oh, vediamo se magari mi sbaglio io, ma... Conoscendo gli sviluppatori, dovrei migliorare anche il mio alloggio, ma vabbè, non importa. No, non importa. Avremo i soldi per le decorazioni, tuttavia devo anche pagare il personale. A fine giornata. Oh mio Dio, le luci funzionano per davvero. Incredible. I passi avanti da gigante che abbiamo fatto. No, voi non avete idea di quanto io sia contento di vedere le lampadine che funzionano in un videogioco del 2023. Non dico altro. Non mi dite un alarm nel cuore della notte che mi incocchio. No, perfetto, l'alba di un nuovo giorno. Yay. Dite che passiamo a una nuova missione? Forse ancora no. No, siamo ancora alla catastrofe edilizia.
Mi è rimasto molto più denaro del previsto. Magari dopo una migliorata alle... Cos'era? Le barriere? Cos'è che costava 1200? Non me lo ricordo nemmeno più. Ah no, le decorazioni, è vero, le decorazioni. Perché abbiamo dei poster brutti e ci dovrebbero permettere di guadagnare più soldi se mettiamo un po' di propaganda governativa. E sembra proprio che abbiamo un nuovo ricercato. Oh oh, e anche nuovi contrabbandieri. Unione di rally. Zio Billy, troppe cose a tenere a mente. Colore del veicolo verde, signore. Peraltro è dell'Unione di rally. Ciccio, scendi dal veicolo. Per favore scendi dal veicolo o ti accoltello anche la famiglia a distanza. Ti riaccoltello in wireless. E vabbè, cosa mi hai portato di bello, Ciccio? La roba quella buona. No, no, non prendo quei soldi. Ormai guadagno talmente tanto denaro da sta roba qua che metà basta. Però sì, fra un secondo e mezzo il gioco romperà sicuramente. Le balle con la storia dell'inventario pieno. Qua non hai nascosto nulla. Là sopra nemmeno. Non provare a partire con il veicolo o ti prendi tante di quelle botte da dietro che metà basta. Uila, anche qua dentro. Ok, non fuggire che ti tengo sotto controllo. Oh, a quest'uomo le droghe piacevano veramente un sacco. Zio Billy non riusciva proprio a separarsene. Sicuramente lui non è uno spacciatore. Tutto questo è per uso personale, ovviamente. Ma c'ho ancora spazio in inventario. Zio Billy, ho le tasche belle grandine. Qua sembra tutto legit. Ciccio, levati che ti accoltello male un ginocchio altrimenti. Quanto cocchio è resistente sto paraurti. Oh, ma che era lo spacciatore di punta della mafia locale. Assurdo, si sposti. Si sposti che poi si piglia una coltellata per errore. Dovunque, ragazzi, dovunque c'era roba. Oh, ok, per un secondo ho visto cose, ma vabbè, dettagli. Ok, direi che... non l'avevo vista. Qua... non c'è spazio libero. Aspetta un secondo, non fuggire. Mio Dio, ditemi che c'è ancora spazio. No, sbagliato. Ditemi che c'è ancora spazio. Ditemi che c'è ancora... c'è ancora spazio qua dentro. Ok, scarica tutto appena possibile. Devo riordinare un po' la roba. Perché non so più dove metterla. Zio Billy. Dobbiamo portarla al magazzino della polizia. Non posso continuare a fare il furbacchione. Peraltro conosciamo già la timeline di questo gioco e pertanto sappiamo che in futuro, nell'81, noi verremo arrestati. Almeno che non si trattasse di qualcun altro. Magari noi nell'80 ce ne siamo andati e il nostro sostituto, che si è messo a fare lo stesso giochino sporco nostro, è stato poi arrestato a sua volta. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, direi Maximov. E lui è lì che fuma. Ciccio, ho capito che la moglie non te la dà, ma non puoi stare lì a ciucciare sigarette tutto il giorno? E che stracocchio. Ok, solo 130 dollari, ma possiamo guadagnare sul contrabbandiere che appena possibile riportiamo alla cava. No, ti giuro mi viene ansia guardarti dentro sta macchina, Ciccio. Aspetta che controllo la tua faccia. Non sai quello che stiamo cercando. Che dite, faccio la minchiata? Faccio la minchiata. Dopo un criminale, vuoi che ci sia un altro criminale? E di Al Barak non sta trasportando nulla di furbino. Ok, 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 ok. Che poi non c'era neanche bisogno. Ora posso controllare i veicoli, cos'è, fino alle 23 grazie al nuovo sistema di illuminazione. Vabbè, non era lui, no? Sa mai? Prego, gioco. Ok, ok, ok. Aspetta, ricordami, marrone, unione di rally, 39. Quella, Ciccio, c'hai il veicolo che ha passato giorni migliori, eh. Anni sono stati crudeli, in effetti. Abbiamo una Caristano di quanti anni? 29, aspetta, quant'era? 35? 39, ok, ok, ho sbagliato io. Allora, signor Silvestr. Maronne, Silvestr, giustamente. Giustamente. Allora, ha 3 sacchi di sale e 3 bagagli. Sembrerebbe tutto corretto. 1, 2, 3, ottimo. Targa. Vabbè, lasciamo stare. Targa OIK. Eccola lì, pura targa sbagliata. Zio Billy Ciccio. Perché venite qua a truffarmi? Per davvero, perché? Aspetta che faccio anche il controllino del veicolo. Carrozzeria danneggiational. Aspetta, ma ti mancano entrambi i paraurti? Adesso ho visto. Ma che stracocchio, ma come funziona sta cosa? Non può essere legale. E guarda un po', ti mancano anche 2 specchietti. Allora, per il resto fammi controllare anche i documenti che siano corretti o ti picchio male la famiglia. Il logo è giusto e i colori... perché quando iniziano a avere troppe irregolarità, sospetto che qualcos'altro, clicca qui, non vada. Eccolo lì. Signore, brutta giornata per lei. Vabbè, mi ritengo soddisfatto, direi che la possiamo rifiutare. Per diversi motivi. Non ho controllato il numero del passaporto o il peso, ma... vabbè, se non è un'ispezione perfetta mi accontento. Novik, Novik, dove sei? Ah, mi sa che è rientrato purtroppo.
Allora, buongiornissimo. Oh, nessuno che ha tentato di fuggire quest'oggi. È un'ottima notizia. Fatto sta che abbiamo fatto un altro controllo perfetto. Signor Levon Karga, ti cargo io di legnate, che in friulano vuol dire che ti riempio di botte. Ok, documento in corso di validità. Timbro corretto. ZDE9219Y. Allora, vedo che ti manca uno specchietto, un fanalino, zio e anche Billy. Eppure quello lì è sfondato. Ok, non stai trasportando nulla, quindi automaticamente sei dentro il peso. Quindi finestrini rotti. Buon uomo, non ho trovato irregolarità, quindi per una buona volta timbrino verde is the way. E vi sarò tutti felici e contenti. Sì, saluti a casa, eh. Aspetta, cos'è che dobbiamo fare di bello quest'oggi? Pattuglia, oddio. È un'attività che odio, quella della pattuglia. Ma non ho neanche riparato il veicolo. Se qualcuno prova a fuggire. Ok, altri 260 dollari. Sarà un problemone. Oh, aspetta che mi ero completamente dimenticato della propaganda. Non è una miglioria indispensabile, ma vabbè, ovvero le decorazioni. Sì, perché altre cose mi sa che non ce le possiamo permettere. A parte la miglioria del garage, ma non ho intenzione. Ah, beh, volevo potenziare Lazar che ha 3100. Ma facciamo anche no. Ma proprio no. Ok, capacità aumentata, ma il trasporto prigionieri è sempre a 5. Cos'è che trasporta un sacco di prigionieri? Ah, il Grazduk. Grazduk. Ok, ce l'ho fatta a pronunciarlo bene. Tuttavia è lento da far schifo durante gli inseguimenti. Non sarà il massimo. Possiamo assumere qualcun altro? 600 dollari. Ah, richiede una caserma migliorata. Come non detto, al massimo possiamo potenziare Smirnov con la carabina. Perfetto, in caso di assalti. Lui sarà il nostro cecchino di fiducia. Perfetto, aumento della salute, nuove attrezzature. Almeno io ho la carabina, ma vabbè, dettagli. E ritornando a noi, vediamo di comprare anche delle decoration. Evviva la propaganda! Perché il nostro paese non è abbastanza corrotto. Sì, sono tutti felici in Akarisan, eh. Se lo dice il poster, come puoi non fidarti? Ok, mi restano 87 dollari, sono povero come la... Insomma, ci siamo capiti. Allora, vedo tre capre molto ma molto vive. Aio, Rasputin, dammi i documenti cortesemente. Aspetta che mi sono dimenticato la faccia di... No, non sei tu, però ci assomigli. Signor Varnava Gerasimov. Zio Billy, che nome da fine del mondo. Allora, numero di passaporto. Non corrisponde. Zagr 53. Sì, è giusto. Targa VBX, VBQ. Pure la targa sbagliata. Giustamente. Il veicolo mi sembra abbastanza integro. Chiaramente non sei un truffatore. Trasporti tre caprette. Senti, non ci vuoi stare qua tutto il giorno? Direi che abbiamo abbastanza motivi. Mi hai segnato 2x, perfetto. Per rifiutarti. Sperando che io non abbia sbagliato a guardare il veicolo. Non ho controllato il peso. Sì, vabbè, ormai non parte più nulla. Ciccio, stai a fare un cocchio tutto il giorno? Buongiornissimo. Sei arrivato leggermente in bombazza. Mi ero un pochettino allarmato. Ok, l'auto è anche bella integra, direi, una volta tanto. Willa, 275. Ispezione perfetta. Ah sì, è vero, adesso mi pagano di più. Per via del... dei cartelloni pubblicitari, insomma, ci siamo capiti. Ad ogni modo, Jakub, 7 agosto, 27 maggio. Ah, sì, mi pare un'ottima idea. Grazie, Ciccio. Allora, vuoi della vodka liscia? Te la fai semplice. So di avere qualche bottiglia in ufficio, come ogni buon acaristano. Ma solo un paio di bottiglie recuperate dai cadaveri delle mie vittime. Abbiamo munizioni... Oh, guarda, ho una marea di caricatori per il fucile d'assalto. Peccato che non ho il fucile d'assalto. Senti, porta via questi caricatori extra per la pistola. Della serie si sa mai. Comunque mi sembra un signore abbastanza affidabile. C'ha l'aria onesta. Lo vedi proprio che c'ha l'aria triste e depressa come ogni acaristano. Perfetto. Ah, è contento. Vabbè, dai, ti do il timbrino verde. Così sulla fiducia, santo cielo. Ok, non ho controllato i bagagli. Mi sembrava incazzato sul finale. Ma per davvero? Ma dai, che ti ho fatto anche i complimenti, Ciccio, avanti. Ok, ah, no, vi è uscito adesso. Sì, 275, ottimo. Wey, bastardo. Ma porca di quelli per porca. Ok, controlliamo, è andato dritto. No, è andato a destra. Sali a bordo, vai. Cacanaglia. Il problema è che è a bordo di un'auto. Però, come avete visto prima, ogni tanto gli imbecilli si schiantano da qualche parte da soli. Se magari trovano un'auto o altro. Ok, taglia per di qua. Fai il furbacchione. Tanto la legge sono io praticamente. Ok,
zio Billy, lo vedo laggiù, bastardo, fermati. Aspetta, che è successo? Si è fermato? Wow. Ah, si è schiattato contro quel tizio. Bene, anche perché di sto passo non l'avrei probabilmente raggiunto. Signore, ti faccia restare cortesemente. Bravissimo, Kronk. Ok, fammi dare giusto un'occhiata veloce. Fermo lì tu al suo veicolo. Vediamo se trasportava qualcosa di furbino. Non vedo simboli strani da nessuna parte per dover di cronaca. Quindi perché ha provato a fuggire? Beh, sicuramente era un criminale. Forse era quello che dovevamo arrestare. Vabbè, non importa, il veicolo può restare lì. Verrà qualcuno a rimuoverlo? Ora io devo tornare al lavoro. Fun fact, non verrà nessuno a rimuovere il veicolo. Prima o poi, entro la fine della giornata, verrà qualcuno a rubarlo. Ok, trasferisci in prigione. Oh, mi hanno pagato a proposito quando l'ho arrestato, scusate. Vediamo un po' chi era. No, era effettivamente un contrabbandiere, ma non ho trovato materiale di contrabbando. Boh, vai a sapere. Ammetto, un po' mi rompe le balle, ma non importa. Ultimo cliente della giornata? Quanto tempo abbiamo? Sono già le 5:30. Signore, non mi faccio girare le balle, guardi che è già una giornata difficile. Allora, ritornando a noi. Signor Diane Ogton, 27 luglio, 20 giugno, passaporto giusto, trasporti un maiale. Davvero? Eh già, come dici, è quella vacona di tua suocera. Non ci sono problemi, l'importante è che sia un membro della famiglia. Vedo un fanalino rotto qui e un fanalino rotto qua. E ti mancano pure gli specchietti retrovisori della serie, come al solito. Meglio abbondare. Ok, signore, non ho trovato irregolarità. Mi sembra tutto corretto, quindi lo possiamo far passare. Olle. Mi hai fatto cagare in mano, che avevo capito allarme per un secondo. Ma vabbè, dettagli. Allora, mi hanno un po' smazzucato il veicolo quest'oggi. Ok, che faccio, lo riparo? Potrebbero aggredirmi, in effetti. Senti, investi quei cocchio di $50 e vi sarò tutti felici e contenti. Mi rompe solo le balle non averlo potenziato, ma... vabbè. Allora, vediamo di farci teletrasportare alla centrale di polizia. Col senno di poi potevo scaricare un po' di merce di contrabbando. Vabbè, andiamo a parlare col tizio, così mi faccio intanto assegnare la missione. Signore, mi narri tutto. I nostri servizi segnalano possibili imboscate organizzate dagli uomini di Oberanko. Tutti i gruppi di intervento sono sul campo, quindi sono costretto a chiedere aiuto a te. Guardi, per $880 le faccio anche cose improprie, ma insomma ci siamo capiti. Allora, dove dobbiamo andare di bello? Dobbiamo tornare giù e percorrere tutto il sentiero centrale, quindi... non è un problema, partiamo ovviamente a sirene spianate, insomma ci siamo capiti. Di solito solo un luogo contiene gente pronta a farci il culo a strisce. Ma non vorrei dire una cavolata, un paio di episodi fa invece ci hanno attaccato in due punti distinti. E che purtroppo spawnano all'improvviso. E spawnano in mezzo agli alberi, bastardi. Quindi non hai neanche modo di metterli sotto. Mi sono quasi schiantato. Ok, dovrei essere quasi arrivato al primo punto. Salve, signore. Ti prego. Avversari rimanenti, aspetta. Aspetta, scendi. Zio Billy, no, sparate al veicolo. Ti sparo alla nonna. Ok, eliminato uno. Bani. Ok, ne restano ancora due. Ui, che gentili sono venuti loro da me. No, più morto? Ok, direi abbastanza morto. Perfetto. Signore, faccia attenzione che mi investe i cadaveri. Cioè, al cadavere non frega più di tanto, ma io ho bisogno di palpeggiarli. Sì, munizioni per Mitra. Che malvivente gentile che non è lei. Aspetta che... Ah no, ciccio, stai scomodissimo. Ti viene il torcicollo nell'oltretomba poi. Dove... Scusi, non mi ricordo se quello che ho palpeggiato era lei. Sembrerebbe di no. Sono anche perché porto via le munizioni per il fucile. Ma mi ha messo sotto qualcuno? Ma si può morire in mezzo alla strada, buon uomo, avanti. Ok, abbiamo ancora 8 minuti, quindi rimbocchiamoci le maniche. Tranquilli signori, qualcuno verrà sicuramente a rimuovere i cadaveri. No, non è vero, ho mentito palesemente, ma insomma ci siamo capiti. Ok, il prossimo punto da controllare è poco più avanti. Ti prego, non far spawnare i cattivoni, dimmi luoghi da controllare uno. Sì, in effetti tutto a posto, vediamo di arrivare in fondo alla strada. E speriamo che ci paghino, così mi posso levare dalle balle. Anch'io ho quel poster. Diciamo, mi posso levare dalle balle alla velocità della luce. Ah, ah, mi stavo per scappottare. No, ok, va tutto bene. Tutto calcolato, aspetta, devo andare di qui. Sì, siamo giusti. Aspetta, che chiocco. Ok, missione compiuta. Stavo facendo un casino della Madonna come mio solito. Spegni il motore. No, non volevo. Volevo spegnere il motore, scusate, per teletrasportarmi a casa. Perfetto. Allarmo un cocchio. Ma porca di quelli per porca. Sì, ho capito, ciccio. Ok, vediamo di attenderli sempre qua in posizione tattica.
36 persone? Dai, avevo appena rifornito di munizioni il mio mitragliatore. Ma è veramente un gomblotto. Ok, vediamo di eliminarli dalla distanza di sicurezza. Oh, maronne, quanta gente. Dalla distanza di sicurezza. Perché devo esplodere un po' di gente. Qualcuno è partito via verso l'infinito e oltre? Questo è poco, ma sicuro. Non tiratemi le bombe a mano. Non fate i fettentoni. Signore più morto, grazie. Lei laggiù più morto, bravissimo. Mi ha sentito dalla distanza. Come ho detto, fin tanto che non arrivano i loro rinforzi, io sono una guardia di frontiera molto ma molto felice. Zio Billy, per fortuna che abbiamo potenziato i nostri colleghi. Meglio che nulla. No, no, ho perso un compagno. Sono andato a palpeggiare un cadavere e questi si sono avvicinati decisamente troppo. Mi sono distratto anche perché mi hanno lanciato tipo una bomba a mano. Oi, Bani. Ok, purtroppo dovrò sborsare un centone per le cure mediche. Che rottura di maroni. Figurati se in Akaristan c'è la sanità gratuita quando mani la vita. Ok, dai, sono gli ultimi 11, ragazzi. Granata tua nonna, aspetta. E che straco. Ci sei tipo tirata addosso, l'imbecille. Ma insomma, ci siamo capiti. Dai, zio, Billy, sono tutti molto agguerriti quest'oggi. Bani, sono gli ultimi. Iniziate a sparare. E certo, sono gli ultimi due. Ok, no! Hanno sparato in quel momento all'altro. Porca miseria, e niente palpeggiamento di cadaveri anche quest'oggi. Ok, abbiamo guadagnato 9,90, ma perso 100. Sono cose che capitano, in effetti sono cose che capitano. Quello lo lasciamo... Aspetta, avevo qualcuno a bordo? Ah no, ho ammazzato tutti, giusto. Cioè, quest'oggi ho ammazzato tipo una cinquantina di persone io. Tranquillo, come fosse... non fosse accaduto nulla. Ok, teniamo i soldi da parte a sto punto. Dovrei essermi anche rifornito un po' di munizioni, dalla serie meglio che nulla. Però, yay, un'altra giornata di onesto lavoro nel 79. Non sembra, ma stiamo parlando di 45 anni fa, ragazzi, Abbiamo una nuova serie di missioni e... Colore proibito. Oddio mio, perché? Nemmeno io che sono daltonico rompo le balle con i colori, gente. Fatemi dare un'occhiata. Colore proibito, secondo un recente studio sull'Istituto per la Sicurezza Stradale di Satekan. Fino al 90% di tutti gli incidenti stradali sono causati da vetture di un colore particolare. Ma è una cagata. Da oggi esiste il divieto di circolazione per tutti i veicoli di colore verde. Ma no, ma perché? Ma siamo lo zimbello di tutto sto posto. Salve, sono il telone del giorno dopo nella vita vera. Ho appena editato la parte di video che avete visto. Mi ero dimenticato della storia del daltonismo e dei colori. Vabbè, è sempre auto verdi, no? Perché ho ricominciato la giornata, giustamente. Non so se quello fosse uguale a come era ieri, ma insomma ci siamo capiti. Ok, riuscirà il telone daltonico a riconoscere le auto verdi? Questo è marrone? Questo è marrone. Ma si tolga cosa? Ma stati buono e dammi i documenti, rata di imbecille. Ti dipingo l'auto di verde e poi te la rifiuto. Ma dimmi te. 6 unità di cemento, signor Lysenko Chengiz. Ora possono entrare di nuovo i veicoli che trasportano materiali da costruzione. Però 2030 e lei ha un massimo di 2250. Ok, mi sembrava decisamente troppo cemento, quindi il peso del veicolo è fuori. E che non c'ho voglia di controllare la lettera di vettura. Vabbè, un controllino rapido rapido. Zio Billy, vabbè, 86 tonnellate di cemento. Con un'auto del genere la sfondi. Ok, 2, 3, 6, perfetto. Ok, diciamo che è tutto a posto. Allora, per un errore del genere, in teoria, io sono costretto a rifiutarlo. Non vorrei dire una minchiata. Oh, ma che vada, ricomincio la giornata. Al massimo perdo un minuto di video, ma vabbè, dettagli. Abbiamo peraltro due contrabbandieri, uno con un veicolo marrone. Ok, in teoria no, non era lui. E uno con età dell'autista 39. Beh, questo è blu. Dabdi-dabda. Un secondo. No, non è lui, non è lui. Perfetto, ispezione perfetta, due agent, $75. Benvenuto, signor Pavle Gevorian. Non trasporta nulla, quindi il peso automaticamente è a posto. Targa DNM1780B. Vabbè, quello l'ho detta male, ma insomma ci siamo capiti. Il passaporto con bacia. Timbrino, c'ha gli uccellini così. Direi che è a posto. Non vedo nulla all'interno. Ok, lei non mi sembra un contrabbandiere. Quindi approvato, avanti, prossima, forza, forza. Che sono già le 10:30 del mattino. Signore, le do $20 se mi mette sotto Novik in retromarcia. No, Novik stava uscendo proprio adesso se l'avessi rifiutato. E che stracocchio, non potevi avere delle irregolarità. No, è un ingresso valido, ispezione perfetta, buono. Ok, anche questo veicolo chiaramente non è verde, buongiornissimo. Ciao bellezza, come va, tutto bene? Allora, signor Azad Jafari. Lui trasporta una lavatrice, una toilette, un fertilizzante e un detergente. Tutto qua dentro?
A quanto pare sì. Ma la lavatrice... Ah! Sono finito dentro, scusate. Dice... Mi ha rapito il suo veicolo. Dicevo, la lavatrice potrebbe essere pesante. Ed eccolo qua. Infatti, peso del veicolo fuori scala. Il timbro è giusto. È un Azam 72. Targhetta 9999. Vediamo un po'. Sì, c'è un sacco di 9. Alb. Ok, dai, diciamo che ti possiamo... Beh, non ho contratto il veicolo, ma mi sembrava genericamente a posto. Abbiamo un conto in sospeso! Ma cosa vuoi? Non sai neanche la matematica, altrimenti sapevi di non poter trasportare tutto sto peso. Gli scelgo a bordo... Ah, aspetta! Ah, mi stanno rapendo! Aiuto! Non è successo niente? Che colore è questo? Merda. Sapevamo tutti che sarebbe accaduto. Secondo me è giallo. Credo sia giallo. Ma porco di quelli per porca. Ok, tutto bene, Lonino? Respira, va tutto bene? No! Se era scritto bald con la A in inglese voleva dire pelato. Ok, 27 giugno, 26 maggio. Signore, scusi, non le volevo fare bold shaming, ma vabbè, dettagli. JHJNSC, perfetto, il timbro del Kagastam era giusto. Ho tutti i camion vuoti quest'oggi. Vabbè, quindi do per scontato che il peso sia giusto. È ovvio che il peso è giusto, razza di imbecille. E a guardarli quest'oggi i veicoli, peraltro, sono tutti belli integri, quindi... No! Scusi, non volevo aprirmi la porta in fa... Aspetta, che tu vuoi smerciare roba. E dimmi che vuoi smerciare roba. Vodka! 23 dollari. Della serie meglio che nulla. E per il resto, signore... Che faccio? La approvo? Si è comportato bene? Ma sì, direi di sì, anche perché è mezzogiorno. E... Peccato che non ho il conteggio dei veicoli. Era comodo effettivamente il numerino che c'era su... Papers, please! E era veramente pratico da quel punto di vista. Zio Billy, per un secondo pensavo avesse una gomma bucata e non mi ero accorto. Oh! Tutto bene oggi. Ok, questo non è verde. Aspetta. Ah no, no, no. Ok, quell'altro c'ha la barba lunga. Però c'hai l'aria un pochettino nervosa. Ciccio, magari i documenti, non lo so. Vediamo un po' intanto cos'è qua dietro. Delle balle. Allora, controlliamo per bene ste balle di fieno. Che a me non me le racconti le balle, giusto per sicurezza. Te lo maneggio io con cura. No, scusi. Questo era un pochettino fraintendibile, ma insomma ci siamo capiti. Non lo so, quando ho visto le balle di fieno un pochettino mi sono allarmato. Non chiedetemi perché, ma ogni tanto c'ho il sesto senso che si attiva in sto co... Non ci credo. Dimmi che lo posso... Aspetta, vuole un forcone. No, 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 ciccio, ciccio. No, 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 fino a che ti forcono la nonna. No, l'arma va benissimo, scenda dal veicolo cortesemente, grazie, molto gentile. Dopo recupero il forcone perché so di avercelo da qualche parte. Vediamo un po'. Tutto tranquillo qua dentro. Pi davvero? Dove hai nascosto la roba buona? Avanti, dillo allo zio Telonoschi. Non so neanche di cosa si tratti onestamente. No, anche il motore sembra a posto. Aspetta, magari... Non è che con una luce o l'altra cambi più di tanto in effetti. Ma certo, corriamo con un coltello in mano, che se scivolo mi ci impianto malissimo. Allora, negli scorsi episodi ci avevano fornito il forcone, che pensavo fosse una boiata, ma a quanto pare ci tornerà utile. Levati, coso, o ti ficco il forcone malissimo. Ok, e all'interno, guarda un po'. È un forcone armato. Sì, un forcone. È un pagliaio armato. Chi l'avrebbe mai detto? No, 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 non prendo nulla. Te lo prendi tu in quel posto appena arriverai in carcere. Ma insomma, ci siamo capiti? Solo uno mi sembra strano. Guarda! Guarda dov'era! Era nascosto lì sotto. Pezzente maledetto. Ci credo che non trovavo nulla. Adesso sospetto ancora di più cose. Magari non ho controllato bene il motore. Che è un incubo. Posso anche salire? Non ci posso salire sopra. Di prepotenza. Dai, il gioco dice no. Vabbè, allora, intanto arrostiamo il tizio. Venga qua, mi regali quelle belle manine. Perfetto. Mi ha fatto anche perdere troppo tempo, buon uomo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una riunione qua dentro. Beh, magari chiudiamogli la porta. Giusto per non indurli in tentazione. E niente, ho ricontrollato il veicolo. Non mi sembra... Purtroppo di scorgere nulla. O proprio non ho visto l'eventuale serpentello. O non c'è altro. Cosa? Maximov, dai, ciccio, avanti. Dopo ci possiamo rotolare assieme nel fieno se fai il bravo, ma vabbè, dettagli. Ok, come ho detto, sì, mi è andato via decisamente troppo tempo. Questo chi era? Tizio di 35 anni? Ah no, era 39. Ups, ho controllato male l'età Quello è verde. Quello è verde. Sì, abbiamo un veicolo verde. Pure il telone daltonico lo vede. Sono mai stato così tanto contento di aver visto del verde. Ma vabbè, dettagli. No, no, non volevo. Scusi, ho sbagliato a cliccare in verità. Allora, già mi violi le norme d'ingresso e non iniziamo bene. Signor Akim Sokal. Insomma, ci siamo capiti. Akim Sokal. Due fertilizzanti, tre detergenti. Aspetta un secondo. I tre detergenti e i due fertilizzanti. Ciccio, hai un leggero caso di paraurti mancante e da... Porca la miseria, oh. Quindi carrozzeria e paraurti, perché della serie è meglio abbondare. Gli specchi... Anche un finestrino rotto. Ma come fa sta gente ad andare in giro con un finestrino rotto? Scusi, ma se piove, e che stracocchio.
Ah beh, per il resto... aspetta, abbiamo segnato... regole d'ingresso. Il rifiutino is the way. Ottimo. Oh, senti, hai il veicolo verde. Le statistiche lo confermano. Porca la miseria, c'hai l'auto smazzuccata. Quindi sei andato a sbattere letteralmente dovunque. Arrivederci, signore. Mi mette sotto Novik? No. Novik è là che si fuma la sigaretta. Buono, gente, direi che per questo episodio ci possiamo fermare qua. Il resto della giornata ovviamente ve lo farò vedere nella prossima puntata. Riuscirà il telone con il suo daltonismo a non far passare le auto verdi? Incrociamo le dita, ragazzi. Forse se finché sono colori così chiari ancora. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace, altrimenti vi svegliate daltonici. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!